Ma dai, ma figurati se non sapeva di essere dopato. Ma chi vuole ingannare? Chi vuole prendere in giro? Quante volte l'avete pensato quando un atleta, risultato positivo ai test antidoping, ha dichiarato di essere innocente? Eppure, nello sport succede anche questo. Dopo il video di qualche settimana fa sul doping, oggi parliamo di doping inconsapevole, ovvero il consumo non intenzionale di sostanze proibite. Secondo il codice dell'antidoping della WADA, l'Agenzia Mondiale per l'Antidoping, una violazione di tale codice avviene quando sostanze proibite o i suoi marker o i suoi metaboliti vengono riscontrate in un campione corporeo, indipendentemente dal fatto che l'assunzione sia stata volontaria o involontaria. In descrizione vi lascio il link per scaricare il codice dell'antidoping in formato PDF. Le cause principali di doping inconsapevole sono tre: medicinali, integratori alimentari contaminati, cibo contaminato. Partiamo dalla prima causa, i medicinali. In questo caso l'atleta potrebbe assumere dei medicinali senza sapere che contengono delle sostanze proibite, soprattutto nel caso in cui il medicinale venga prescritto da del personale sanitario. L'atleta potrebbe presupporre che il medicinale è sicuro. Altra causa potrebbe essere che nel bugiardino vi è una lista di agenti farmaceutici tra i quali non è presente la nomenclatura utilizzata dal codice dell'antidoping della WADA. Bisogna inoltre considerare che ci sono delle sostanze come la pseudoefedrina e il salbutamolo che diventano proibite solo nel momento in cui viene oltrepassato un certo limite. In questo caso l'atleta potrebbe inconsapevolmente superare il limite massimo di utilizzo del medicinale. Il rischio maggiore è rappresentato dai farmaci da banco e dalle medicazioni fai da te, in quanto la formulazione del farmaco potrebbe essere diversa in base al marchio e all'area geografica. Passiamo alla seconda causa, la contaminazione di integratori alimentari. Negli ultimi anni sono aumentate le segnalazioni per quanto riguarda gli integratori alimentari contaminati. Questo è successo soprattutto dopo l'introduzione sul mercato di integratori alimentari a base di erbe, perché per questi integratori non sempre nella lista degli ingredienti vengono elencate tutte le componenti. La contaminazione avviene principalmente nella fase di produzione, soprattutto in poli produttivi dove non vengono rispettate le norme standard e quindi i materiali entrano in contatto con le sostanze proibite. Questa contaminazione avviene principalmente prima della fase di produzione o durante la fase di produzione stessa. Un altro modo in cui avviene la contaminazione è la volontarietà, ovvero quando il produttore contamina volontariamente l'integratore alimentare per aumentare l'efficacia di tale integratore senza rispettare le ferree regole stabilite per la presenza di farmaci all'interno dei prodotti. L'ultima delle tre cause citate è la contaminazione del cibo. In questo caso l'atleta entra in contatto con sostanze proibite tramite, in genere, il consumo di carne. Carne proveniente da allevamenti dove sono stati utilizzati promotori di crescita per aumentare la massa dell'animale. Promotori di crescita come il clenbuterolo e lo zeranolo. In Unione Europea queste sostanze sono proibite, ma sono state riscontrati agenti anabolici in carni provenienti da paesi non UE. Soprattutto se prendiamo in considerazione lo zeranolo citato in precedenza, dobbiamo dire che è legale il suo utilizzo in Canada e negli Stati Uniti. Quindi carni provenienti da questi paesi potrebbero essere contaminate anche se consumate sul territorio europeo. Altri alimenti ritenuti responsabili di doping inconsapevole sono prodotti contenenti canapa, marijuana, canapa sativa e semi di papavero. E quando ho letto semi di papavero ho pensato a tutti i muffin che mi sono mangiata qui in Regno Unito che contengono i semi di papavero, che sono una cosa spettacolare, e ho detto: oh, cavolo! Queste sono le tre cause principali di doping inconsapevole. Altre cause possono essere ricercate, per esempio, nello scambio di sigaretta tra un soggetto che ha fatto uso di sostanze dopanti e un soggetto che non le ha utilizzate, oppure tramite contatto intimo, come può essere un bacio, tramite
un soggetto che ha fatto uso di sostanze proibite e un soggetto che non ne ha assunte. In merito a quest'ultima opzione, vi metto in descrizione un link a un articolo del New York Times che tratta il caso Agenzia dell'Antidoping degli Stati Uniti contro Gil Roberts. Andate a leggerlo perché è veramente interessante. Sfortunatamente ad oggi non è possibile eliminare del tutto il doping inconsapevole. Quello che possiamo fare però in qualità di scienziati motori e professionisti sportivi è cercare di diminuire il rischio diffondendo le nostre conoscenze e alimentando la consapevolezza negli atleti che questo pericolo esiste, cercando inoltre di costruire un ambiente sportivo dove la priorità venga data non alla vittoria, ma alla salute e al benessere degli atleti. Ciao Italia!